Ciao a tutti. Quale fotografo professionista spesso mi capita di essere interpellato circa l'opportunità o meno di intervenire, sia in fase di ripresa che di post-produzione, sulle immagini da me create? Dobbiamo partire da alcune premesse. L'immagine fotografica, come sappiamo, è bidimensionale. Diversamente, quando siamo invece immersi in un contesto, sia esso naturale o costruito, riusciamo a percepire la profondità e inevitabilmente anche le sue componenti emozionali, quali odori, suoni e quant'altro è lì presente accanto a noi. Nella fotografia, invece, per creare emozioni e suggestioni che vadano oltre la semplice rappresentazione di un ambiente, è necessario che un'immagine per trasmettere tutto questo segua tutta una serie di parametri. E quali sono? Innanzitutto un'ambientazione adatta, uno sfondo che dica di più sull'ambiente stesso e un'illuminazione studiata per dare risalto a tutto questo. La fotografia professionale, utilizzando tecnica e competenza, fa sì che la visione dell'ambiente si avvicini il più possibile alla nostra percezione del medesimo, non compromessa da una cattiva gestione di luci e situazioni presenti in quel dato momento. Anche l'utilizzo non corretto di ottici obiettivi sono pregiudizievoli in questo senso. Spesso vediamo sui siti internet, social, ma anche sulle bacheche di diverse agenzie immobiliari, foto di ambienti con luci bianche, provenienti da finestre che snaturano completamente la realtà, rendendola spettrale. A volte osserviamo ambienti talmente bui da renderne difficile la stessa percezione. Una fotografia di immobili professionale non deve falsare o peggio mistificare la realtà degli ambienti, ma semplicemente renderli al meglio delle loro possibilità. Pubblicare un'immagine sbagliata o distorta significa, a livello commerciale, non solo vanificare tutti gli sforzi di promozione intrapresi sino a quel momento, ma spreca inoltre le risorse economiche impiegate. Consideriamo, in ultimo, che il tempo medio che gli utenti impiegano, ad esempio, per guardare una camera di albergo piuttosto che un appartamento, ormai sembra essere pari a pochi secondi. Questo significa che basta loro una rapida occhiata per immedesimarsi e operare una selezione sulle immagini che stanno osservando. Se incuriositi o affascinati, saranno disposti a proseguire nella disamina delle informazioni che hanno appena letto. Diversamente diroteranno la loro ricerca altrove. Vi invito a visionare il sito www.fotografiadimmobili.com per esaminare esempi dei miei lavori e concordare un sopralluogo senza impegno per valutare assieme a me le vostre esigenze e necessità. Grazie.